Balanganda, musica e cultura attraverso l'Atlantico. Buonasera Mario. Buonasera Mauro, ma che bella che è questa nostra nuova sigla. Non smetteremo mai di ascoltarla e di proporla tutte le settimane da Garofani Rossi, questa ultima fatica discografica della Bandunion di Daniele Bonaventura, del nostro amico Felice Del Gaudio, che salutiamo se è in ascolto, e dei loro Parts, questa versione veramente struggente, strumentale di Hasta Siempre, Hasta Siempre Comandante, Comandante. E a proposito di Latino America, questo che domenica che è appena passata, ci sono state il primo turno elettorale in Brasile, che è stato una vera caporetto, una cosa, una delle giornate più brutte per quel paese, almeno a mio modesto parere, ma a parere di tanti, negli ultimi, dalla dittatura in poi. A parere almeno del 40% che non era d'accordo. No, più del 40% in realtà, perché ci sono tanti che non sono andati a votare e tante cose, e comunque faremo magari un'analisi più approfondita più avanti, perché poi fra 3 settimane ci sarà il secondo turno elettorale, che speriamo che sovverta quella che è stata la decisione, diciamo anche molto dettata dalla protesta, da vari sentimenti anche di rabbia, di intolleranza e di paura, tante cose che hanno concorso. Adesso saranno 3 settimane di fuoco in cui i 2 candidati rimasti, che sono Haddad, che è l'ex sindaco di San Paolo, che è il delfino, volenti o nolenti, di Lula da Silva, che non si è potuto ovviamente candidare perché l'hanno tenuto in carcere, anzi non gli hanno anche permesso di votare né di ricevere visite né di fare interviste con i giornalisti, dalla gran paura comunque che hanno ancora di lui. E questo Bolsonaro, che è stato accoltellato, questo forse gli ha dato un bel po' di voti durante la campagna elettorale, però c'è effettivamente il Brasile che è spaccato in due, con il sud, il sud-est completamente dalla parte di Bolsonaro, che ricordiamo che è nato dell'estrema destra, addirittura un nostalgico della dittatura e di varie altre cose, omofobo, antifemminista, insomma ce l'è un po' di tutti i colori nonostante questo, e Haddad, poi il terzo, diciamo così, incomodo, era Ciro Gomes, sempre del centro-sinistra. Adesso vediamo quanto saranno abili a fare le alleanze e a fare soprattutto i dibattiti televisivi, che potranno o meno sovvertire la cosa. Vi terremo informati qui e anche sulle varie pagine su Facebook, che già qualcuno di voi conosce, tipo Brasil Festival, e perché no anche Radio Balangandà. Bene, abbiamo parlato abbastanza di questa sera, una sera dedicata comunque a tutto al Brasile. Sì, perché avremo un'intervista praticamente esclusiva con questa grande interprete, cantante, poetessa, cantautrice, insomma, lei che crea, che da Venezia, e vi diremo chi è. Fra poco, quando parleremo con lei. Lasciamo un po' di suspense, e intanto, sempre restando in Brasile, facciamo 2 signore. Una c'è ancora, una purtroppo non c'è più, della musica brasiliana, 2 rocker, perché uno pensa sempre al Brasile con una musica, certo, samba o del genere. No, c'è un rock, e sicuramente la regina del rock è Rita Lee, e Cássia Eller era la principessa, purtroppo che non è arrivata ad essere regina anche lei per cause di decesso nel 2000. Se n'è andata una grande interprete, ascoltiamole assieme. Você quiser tudo que você vê sair da boca de uma grande.
essa de saber onde eu vou. Ah, sem essa, eu hoje represento a cigarra que ainda vai cantar. Esse formigueiro, quem tem ouvidos vai poder escutar meu grito. Eu hoje represento a pergunta na barriga da mamãe. E quem morre hoje nasce outro dia pra viver amanhã. E sempre amanhã. E sempre amanhã. Amanhã. E sempre amanhã. Amanhã. Questa erano le scatenatissime, purtroppo, di qualche tempo fa, Rita Lee e Cassia Eller in questa Luz del Fuego, penso che fosse del 2000 o giù di lì, come brano dal vivo. Adesso noi cominciamo ad ascoltare un brano e poi parliamo con la nostra ospite di questa sera, visto che aspetta che devo cercarlo. Facciamo un classico, visto che eravamo sul classico, ascoltiamo un bellissimo brano. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando eu cruzo Ipiranga e Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de duas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. Diciamo uno dei grandi classici della musica di questi ultimi 40 anni della MPB, e al telefono abbiamo in collegamento la nostra cara Rosa Emilia Diaz. Ci ciao sei? Ragazzi, ciao. Con la sua bella voce cristallina, delicata, però bella, bella, bella. E questa chiaramente che avete ascoltato era la versione, la sua di Sampa, versione di Sampa, di Caetano Veloso, proprio proposta da Rosa Emilia in un album che si chiamava Fundamentau. È vero, Rosa? Ciao a tutti, sì, Fundamentau era il nome che abbiamo, io e Giovanni abbiamo trovato per pensare a quelli che sono i brani fondamentali nella
E ti dirò che della musica, non ce n'è uno sbagliato qua, eh? Grazie, non ce n'è uno che dire nella, vivo per sognando, vivo Corcovado. Corcovado, Ritratto in Branco e Preto, che è un pezzo che a me piace da morire. Desde che Usamba è Usamba, anche quello è un brano fantastico del grande incontro fra Gilberto Gil e Caetano Veloso, insomma dei brani. Che ci portano proprio al cuore il Brasile, quello che ci piace assolutamente. E devo dire che noi abbiamo ascoltato e anche riascoltato, e invece l'ultimo la tua ultima fatica discografica, che è appena uscita, è veramente strepitosa, è bravissima. Ti facciamo i complimenti. Grazie davvero, io sono molto contenta di questo lavoro che è durato 2 anni di produzione, perché la composizione, come lo sapete, questo brano, questo disco è stato firmato da me e da Giovanni quasi completamente, sono 16 canzoni, c'è una Ghost Lake che è la 16ª canzone, che è la traduzione di una delle canzoni, che una delle uniche canzoni che canto in italiano, che Le tue mani vicino a me, che viene dopo tutto, dopo una pausa, c'è cioè la versione brasiliana, e abbiamo firmato 13 canzoni su 16, quindi un'impresa per me, ma anche di superare la barriera della mia timidezza e dell'autocritica, no? Perché non era la prima volta che componevo, ma fare tutto un disco firmato è una responsabilità. Era quello che ti dava più impegno, anche proprio tuo. Mi dava molto impegno, sai, ma Mario, io la musica è una cosa che esiste nella mia vita da quando ero molto piccola, ma anche la poesia, per cui sono quasi come dire inseparabile, diciamo così, passo a passo che crescevo, queste due fonti di ispirazione mi hanno segnato, e la poesia era anche più facile da nascondere ma la musica no, tant'è che sono diventata una cantante, ma il fatto di comporre è diventata una compulsione, perché prima nel 2004 avevo scritto con Cristiano Verardo Batucchi, che è un altro progetto ancora di composizione lounge, che non potevamo neanche mettere i nostri nomi come artisti. E anche quello bellissimo, se devo dire la verità, me lo sono proprio gustato. Grazie, ma è un disco che mi piace molto, è stata una prima esperienza così, diciamo, come compositrice, no? Perché mi sono messa a prendere un po' più di confidenza con questa realtà di comporre brani, ma sono stata aiutata anche da un mezzo che non sapevo che esistesse, che sono i sogni, perché io sin da piccola, non so per che caso, alle 4 di notte mi sveglio e scrivo. Poi dopo, nell'età adulta, quello stesso impulso di scrivere mi veniva in sogno, in melodia. Per cui Batucchi è stato scritto praticamente tutto con melodie venute in sogno. Ma anche Madrigal. Anche Madrigal, Anche Madrigal è ancora meglio, perché alcune sono venute in sogno, ma tante sono venute proprio mentre ero felice, per cui proprio un'espressione proprio di gioia, melodie che mi apparivano in testa e che dovevo correre a trovare il cellulare per guarda entrare. Che fortuna che cioè, io una notte mi sono sognato una canzone talmente bella che mi sono svegliato. Dai Mario, e poi non, dopo sono andato per metterla un po' sul piano, almeno le note della melodia,
è sparita completa, pazienza. Tu sei più fortuna. Cellulare, vedi? Vabbè, col cellulare, sì, adesso lo terrò da par, sempre sul comodino, sì. Senti una cosa, no, Rosa. Vada. Rosa, lo sai che adesso interrompiamo un attimo le chiacchiere, poi ne faremo tante altre, certo. Per ascoltare una parte, perché vorremmo ascoltarne diverse, non intere, anche perché la gente questo disco lo deve comprare, poi diremo come farà a farlo, va bene. Di Cigarra, che apre il tuo bellissimo Madrigal. Ti dico solo che Madrigal si apre con una voce che non è la mia, a proposito di Cigarra, cioè mia figlia Marina, che è la voce solista di questo brano di Elsa Soares e Letizia Sabatella, e io e Paola, la mia primogenita, facciamo i cori per Marina Diaz Teixeira. Che bello! Infatti è proprio la particolarità di questo brano, poi dopo ne ascolteremo degli altri. Ascoltiamolo. Ok, grazie. Sul coro, quando appare Rosa Emilia, sfumiamo, perché abbiamo ancora tante altre cose da chiederti, da ascoltare. Io vorrei, complimenti a... vorrei fare per alla figlia, sì. Per i pochi che non conoscessero, dei nostri radioascoltatori, Rosa Emilia, vorrei fare un attimo di presentazione, insomma. Rosa Emilia è brasiliana di Bahia, sì, Salvador, di Salvador de Bahia, sì. E la nonna ti insegna a cantare, è vero? La nonna era una santona, Mario, e era un capo spirituale del Candomblé. Mamma, che come si chiamava la nonna? Mia nonna si chiamava come me, si chiamava Emilia. Ah. Mia mamma si chiamava Risoletta Rosa, sì. E io ho preso Rosa di mia madre e Emilia di mia nonna. Mm. Mia nonna era molto amata, aveva questo terrero, sai che si chiama così, sì, i tempi, sì, di Candomblé, dove aveva le sue figlie di santo, e lei era la madre di santo, per cui
Sì, c'erano tanti riti, tante feste, queste in feste. In che zona di Salvador? Perché c'è tanta era gente che a Brotas, era proprio Brotas è una zona un po' prima di Federação. Sì. Siamo proprio in centro, uscendo proprio il centro storico è molto piccolo, no? Sì. Per cui verso Pelourinho, Carmo e più in là. No, dall'altra parte andando verso il litorale, andando verso la spiaggia di Rio Vermelho, così. Ok. E, descendo al bacio del sospettivo. Va bene. Era la zona dove si viveva. Mia nonna aveva una casa sua molto bella che poi l'ha ereditata mia mamma, che era la casa principale, ma dove si faceva la festa era una specie di bosco dentro la città, perché sai, in questi riti bisognava anche fare, offrire a ogni entità un cibo, un balo, una pianta. Sì, un puro, un po' di cachaça. Una cachaça, una bevanda, un animale, un balo, e giù di lì, per cui ci voleva spazio, camerini per i vestiti, era una cosa molto lussuosa. Io da bambina, siccome mia mamma era figlia unica, io ero l'ultima figlia, ero un po' costretta a andare, ma mi divertivo un sacco perché immagino. Vedevo queste donne che ballavano e cantavano, e io suonavo addirittura i tamburi perché non avevo nessun pudore da bambina, e mi mettevo lì. Sì, dovevo seguire le orme di nonna, perché lei voleva passare il suo ascè a me, ma mia mamma non era d'accordo, per cui me la sono goduta tramite la musica, tramite il ballo, no? E infatti se ascoltiamo adesso questo spezzone di brano, i radioascoltatori capiranno che questa trasposizione è riuscita. Ascolta anche tu. Grazie. Siamo a malincuore questo bellissimo Obalue tratto da Battucchi. Ascoltiamo un attimo la pubblicità, ci tocca farlo e poi torniamo. Nora è una bambina che non sa da dove viene. Ha con sé solo uno zainetto pieno di libri in un mondo in cui leggere è diventato proibito. Gli allievi della scuola Yolanda Gazzerro ne Il viaggio di Nora. Teatro Arena del Sole il 13 ottobre, 16:30, ingresso libero. Il Centro Studi Donati presenta l'edizione 2018 di Cinemafrica, rassegna di film dall'Africa e sull'Africa. A Bologna dal 19 al 21 ottobre. Cinemafrica, orgoglio, lotta e libertà. Al Cinema Lumière di Bologna. Per
gli studenti Unibo l'ingresso è gratuito. centrostudidonati.org. Ecco, torniamo con la nostra Rosa Emilia. Bellissimo anche quel brano che appunto era indicato per il discorso che stavamo facendo sugli Orisha e su questa tua Bahia. Poi da Bahia tu ti sposti a Rio. Da Bahia mi sposto a Rio, molto giovane, conosco un sacco di gente. Mi sposo un poeta, per cui anche lì è stato un passaggio molto importante, per cui con Catanzo ho scoperto di poter comporre. Infatti in tutti i miei dischi c'è un suo brano e nell'ultimo Madrigal ho ripescato una canzone che avevo fatto a 19 anni, che è Avori Magica, e un'altra che avevo fatto quando avevo 18 anni, che è completamente inedita, che è Verde. Non so se sono in scaletta, però sì. Ce le abbiamo tutte qua sul desktop, pronte per essere ascoltate. A questo punto ascoltiamo qualche frammento di Vergi. Vergi, no? O Verde? Era verde a minha infância, a estrada era verde a noite mansa, amanhã nascia verde, era verde a esperança. Sfumiamo proprio sul suono di un violoncello che è uno qualsiasi. Non è uno a caso, perché diciamo che uno ogni tanto duetta con Caetano Veloso, con altri personaggi. Quando sei a Rio, oltre che a caso poeta, che poi tuo marito, allora insomma, che purtroppo... tu fai il primo disco che è Ultralevi. Faccio un disco che si chiama Ultralevi, che è poi una l'unica canzone di Jacques Morellenbaum che sono... E infatti era qua che volevo venire a dire. Sì, la canzone titolo del disco è una composizione Composizione di uno dei più grandi, diciamolo. Sì, musicisti contemporanei, sì. Sì, è il violoncello più famoso del Brasile, uno dei violoncelli più famosi del mondo, certo. Che ho l'onore e piacere di avere come amico. Infatti, è anche una persona squisita, aggiungo io. Una persona assolutamente generosa e squisita. Infatti, non lo so perché, ma ero titubante di chiamarlo per Madrigal, perché era un crowdfunding, un disco fatto di collaborazione così, che partiva dai fan, e alla fine per ultimo avevamo una necessità di chiamare un violoncellista, perché Silvio D'Amico, che è tra l'altro un chitarrista strepitoso, il nostro orchestratore, aveva scritto per flauto e violoncello le parti di Verdi, di Infanzia e di altre canzoni dentro Madrigal,
e aveva pensato proprio al violoncello, che ho chiesto a Jacques, che in quel momento era a New York, se aveva voglia e piacere di suonare. Lui ha subito detto di sì, mi ha detto solo che doveva incastrare la sua agenda, che tornava a Rio, che trovava un modo di registrare lì queste meravigliose interpretazioni che ha richiesto tantissimo. Che bello che è. Jacques Morellenbaum è decisamente un grande musicista, affermato, conosciuto in tutto il mondo, un giovane musicista, non è vecchio Jacques Morellenbaum, anche perché non sarà mai vecchio, cioè alla nostra età, e quindi non può essere vecchio. Però un giovane musicista che invece sta scalando le vette della musica internazionale, perché è veramente straordinario, è bravissimo, un grande pianista, multistrumentista, compositore, ha interpretato un altro tuo brano, no? Tristo Rosa, immagino che quello che stai parlando, certo, è di André Memari. André Memari è un genio, assolutamente un genio, e questo pianista che ha saputo fare della sua grandissima eruditività, sì, della musica classica internazionale, soprattutto ha fatto tesoro di questo, trasformando e avvicinandola la musica erudita alla musica classica brasiliana, e ha fatto di questo un tesoro meraviglioso. E infatti noi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare insieme a André nel 2009 in tournée, che era il progetto Cacaso Musica e Poesia, patrocinato dalla Banca del Brasile, e lì ho registrato quel pezzo, che è l'ultimo brano di Madrigal negli studi della Biscotto Fino, con l'arrangiamento di Silvio e di André. E André infatti comincia il brano di Villa Lobos con Cacaso citando un brano di che Jobim aveva dedicato a Radamés Inácio, per cui c'è un giro, sì, di informazione pazzesca, di citazione in quel brano. E credo che Andrezinho, come lo chiamo io, sia il più grande pianista dell'attualità in Brasile. Cioè, questo brano siete... nel mondo. C'è un video su YouTube che ho visto con André Memari, ne ho visti diversi, in realtà è veramente straordinario, vi invito ad andarli a cercare, in cui c'è proprio un critico musicale che lo ascolta intensamente per un po', e poi gli chiede: ma lei ha solo 31 anni? No, non ha 31, è cresciuto, io lo chiamo menino. No, in quel video lì, no? In quel video, sì, che è di qualche tempo fa, e gli chiede. Io quando eravamo in tournée, appunto, che avevamo tutto questo repertorio dell'opera di Cacaso da affrontare, lui faceva Tristo Rosa, c'è anche su YouTube un video, io e Andrea, e che è stato raccolto in questa tournée, e nella platea c'era niente di meno che Gilberto Gismonti, che si è messo in piedi ad applaudire, sì, mi vergogno di dire, ma è la verità, uh-huh. Ma credo che l'applauso va tutto a André Memari, perché è veramente geniale quello che fa. Dopo tutta questa preparazione ascoltiamo Tristo Rosa. Achei na vida é quando a paixão encontra o pensamento.
verdade dentro do momento. É quando a canção enlaça um movimento e paira no tempo. Quem devagarinho, com carinho, fez um ninho no meu coração? Quem foi? Tarde, quando cai a tarde, sempre é bom saber que nunca é tarde para a imensidão amanhecer. Você, coisa bonita que tenho na vida, única razão do meu contentamento. Você é a luz que brilha no meu firmamento. É quando a canção enlaça o movimento e paira no tempo. Quem com alegria, luz do dia, fez folia no meu coração? Quem foi? Quando ao cair a noite vem um bem querer, desaparece toda a solidão. É bom saber. Vai na ventania, vem no vai da valsa, roda a rodopia num sonho de valsa. Vai na ventania, vem no vendaval, vai e vem, vai no vendaval e vem e vai. Allora, è proprio un dolore sfumare questo brano, voi, però ci tocca. Insomma. Cari ascoltatori, voi capite la bellezza che c'è in questo e la varietà di musica e di composizioni, di componimenti che ci sono in questo album meraviglioso. Qui c'era la voce bellissima di Rosa Emilia e l'orchestra dietro fatta da André Meamari, perché era un'orchestra. Sì. Riempiva tutto, c'era percussioni, c'era tutto. E quindi questa capacità incredibile. Meraviglia, meraviglia Rosa, meraviglia. Grazie. A proposito di grandi musicisti, c'è un nostro conterraneo, perlomeno nato in Romagna tanti anni fa, che purtroppo se n'è andato invece 4 anni fa, fra poco cadrà il 1° novembre la sua dipartita, a 88 anni. Questo signore che era arrivato a Milano nella corte di Franco Cerri, che era famoso chitarrista, compositore, jazz, che era un jazz. Suo di jazz, un suo amico, aveva avuto l'opportunità di conoscere e collaborare con artisti come Billie Holiday, Chet Baker e poi ancora Lee Konitz, Sarah Vaughan, Giulia De Palma, Enrico Rava, Dizzy Gillespie, il nostro caro amico Iris De Paola, Phil Woods, e poi assieme anche a Mina, Luigi Tenco, Luigi Battista, ha fatto una carriera strepitosa nel jazz e non solo, e poi a un certo punto ha avuto anche la pensata di incontrare una persona che noi conosciamo, e adesso questa persona, tu sai di chi sto parlando, vero Rosa Emilia? Renato Celani. Quando vi siete incontrati con Renato? Con Renato è stata una cosa molto bella, perché io vivevo ancora a Milano, sai che vivo adesso a Venezia, a Venezia. E vivevo a Milano e lavoravo in questo club che si chiamava, come si chiamava? Prima della Salumeria, che erano le stesse persone della salumeria, della musica, c'era un altro locale che adesso è Music Empire. Ah. E
E niente, Massimo Genchi, che è questo gestore geniale che ha sempre dato molto spazio alla musica di qualità, perché si è battuto fino alla fine e ha concluso la sua carriera di gestore musicale l'anno scorso, e mi aveva proposto di fare un omaggio a Jobim, e lui ha scelto il gruppo, e eravamo in Piazza Affari Milano, io, Nenè Ribeiro, Renato Sellani e Massimo Morricone, e questa è stata la prima versione di un concerto che abbiamo portato avanti per quasi un decennio. E poi niente, con Renato l'abbiamo cambiata questa formazione tante volte, e abbiamo consolidato la collaborazione con un duetto vincente, piano e voce, in cui era sempre una grande sorpresa, perché Renato era un poeta del piano. E che fra l'altro devo dire che è stato un grande dolore il fatto che lo proposi nel 2005, mi ricordo bene, a diversi club che non cito, per partecipare al festival brasiliano, ma per un motivo o per un altro, per motivi di scelte, questi non accettarono la proposta, ed è stata una grande occasione persa, devo dire. Sì, mi ricordo, perché avevamo cercato di venire, sì. Sì, Renato poi adorava moltissimo mettersi in gioco anche nei club piccoli, sì. L'ho portato qua a Venezia, abbiamo dei video che ancora non ho messo tutti online, perché ho la fortuna di lavorare dentro un comune che ha questo centro culturale fantastico, che hanno possibilità di registrare in altissima qualità video. Ah, bene, audio. bene, quindi li attendiamo. Sì. Devo promuovere questa cosa ancora, appena avrò un po' di tempo, perché c'è un inedito con Renato strepitoso, perché erano già 10 anni che lavoravamo insieme, per cui figurati, ci conoscevamo moltissimo. Ascoltiamo O Che Sarà Che Sarà, Renato. Grazie. Sellani e Rosa Emilia. O que será que será que ando suspirando pelas alcovas, que ando sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam no mercado, que com certeza está na natureza. Que será, que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, nos planos dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Que será, que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. Thank you.
Questa era la grande delicatezza di tocco di Renato Sellani e questa era la meravigliosa interpretazione di O che sarà di Rosa Emilia Diaz. Mi manca un sacco Renato, era un gentleman, era una persona molto delicata, e era l'unico che mi presentava, ecco noi la principessa che fa sempre piacere, insomma. E quindi entravo gasatissimo sul palco. Allora Rosa, il tempo stringe, bisogna che facciamo un'altra puntata con te perché c'è troppa roba da dire, e poi promettimelo che lo facciamo. Fatemi parlare del vostro conterraneo Roberto Rossi, sì, che, certo, che è questo strepitoso percussionista, batterista con una cultura immensa della musica brasiliana, che ha preso il disco proprio nel suo grembo e l'ha trasformato in un vero disco brasiliano, per cui l'anima di Roberto è brasiliana. È completamente brasiliana, sì. Lo conosciamo molto bene, ha partecipato tante volte al Festival Brasiliano. Tu purtroppo, ma per una serie di motivi che anche perché degli anni eri via, hai partecipato una sola volta, di questo me ne dispiace molto, fra l'altro in una serata con Rubinho. Recuperiamo Mauro. Bisogna recuperare assolutamente. Adesso speriamo che il Brasile fra 3 settimane non scelga una brutta strada, ma scelga una buona strada che si possa ricominciare a ricostruire dei rapporti interessanti e di far crescere proprio anche tutti questi rapporti culturali che ci sono stati questi anni, che sono interrotti francamente da un po'. Però quando c'era Gilberto Gil, ministro da cultura, ma ti rendi conto? Mario, ma ce la facciamo anche senza, sai, noi... Sì, chiaro. Ovviamente ci vuole l'istituzione che ci aiuti, eccetera, eccetera, anche qua in Italia diciamo che tira una brutta aria da questo punto di vista, ma noi, quelli che facciamo la cultura, dobbiamo anche cercare altre risorse. Ci sono tante persone interessate alla cultura comunque, quindi troveremo altre strade. Noi ce la stiamo facendo da 16 anni, ma ti assicuro che è dura, molto, molto. Ma dura. Guarda, chi lo dice? lo so che ci puoi capire. Io e te, Rosa, ci siamo conosciuti un anno prima che io conoscessi Mauro. Ah, però. Ci siamo conosciuti a Bologna perché io ti sono venuto a importunare. Immaginavo. Perché era normale, perché eri carinissima, e hai cantato da Dio e sono venuto dietro le quinte a questo teatrino bolognese che non mi ricordo francamente neanche più dove era, forse al Macello, al vecchio Macello, non so. Che avevi avevi presentato questo Nega Rosa. Sì. Che era ancora in vinile allora, non c'era neanche i CD forse, non so, parliamo. No, il Nega Rosa era un'impresa poco riuscita in verità, perché era un progetto che dovevo cantare le canzoni che mi piacevano, reggae, dei pittura, firmate da me in portoghese, eccetera, eccetera. Brani di Pino Daniele rivisitati. Pino Daniele rivisitati, Djavan, Gilberto Gil, eccetera. Era una proposta di lovers reggae, un reggae romantico così, che è prodotto da Nelson Motta, grandissimo produttore, che alla fine noi non siamo riusciti a finalizzarlo come dovevamo, perché doveva uscire con la Polygram, e si parla del 96, mi sembra, 97, quindi era più o meno giù di lì. No, forse era prima. Partiva con una bellissima versione di... degli skank Vamos Fugir, e poi si articolava con tutte delle rivisitazioni di brani importanti, internazionali, e era un bel progetto, e comunque dai, fa parte del tuo bagaglio. Senti, il tempo stringe veramente, quindi noi ti salutiamo, no!
Rosa, faremo un'altra puntata perché penso che ai radioascoltatori sia piaciuta moltissimo. Io bisogna che ci mettiamo d'accordo, poi telefonicamente facciamo un'altra puntata. Dai, va perché... bene, ma mi fate venire lì, voglio cantare nella radio. Assolutamente. Io... Allora sì, allora di più. Ci organizziamo assolutamente, magari chiamiamo anche Roberto. Ci sono anche i treni, voglio dire. E no. Qualcuno. No, siamo vicini. Ci organizziamo. Dai, Rosa. Oltretutto. Ci salutiamo con un brano, appunto, visto che l'hai citato, ma era già in scaletta, Figliocis, in cui ci sei tu e c'è anche il nostro amico Roberto Rossi. Poi è una bella canzone dedicata ai figli, abbiamo sentito anche la bella voce di Marina. Sì, veramente, che promette tanto. Sì, Marina sta facendo la tournée di Elvis Suarez in Brasile come spalla, amico gruppo di donne che sono le persone lì. Con la donna della fine del mondo. Con la donna della fine del mondo. Che è ancora la fine del mondo, veramente, perché gli ultimi album di Elza Soares entrano di diritto nella storia della musica internazionale, non solo brasiliana. Mari Mauro, io vi ringrazio tantissimo di questa opportunità, di questo spazio, di farmi parlare con il vostro pubblico numeroso. Spero davvero di venire a trovarvi presto. Guarda, bisogna assolutamente farlo. Comprate questo disco, Madrigal. Madrigal è il madrigale, sono cose leggere, belle, profonde. Dedicate a voi, profonde. Poesie. Madrigal si trova su YouTube, su iTunes, su Amazon, su tutti i negozi virtuali e poi se seguite i miei concerti su Facebook lascio sempre le date, poi c'è il mio blog rosemiliadiaz.com, vi faccio anche l'autografo. Ti faremo sempre pubblicità. Ciao. Grazie. Rosa, adesso ascoltiamo Figliocis, ciao, tante belle cose. Ciao, ciao, ciao. Un abbraccio, ciao. Floresta, rios de águas claras.